Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica settimanale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Rete 8. Ricordiamo che questo nuovo assetto di Confindustria risponde fondamentalmente alle sinergie e alla fusione tra le territoriali di Chieti, Pescara e Teramo. Entriamo quindi subito nel merito della nostra trasmissione, presentandola perché sarà molto interessante. Parleremo di successione generazionale, di convivenza in azienda e di delega, e questo è un tema che riguarda quasi in maniera trasversale tantissime aziende, perché il 90% del tessuto economico italiano è costituito appunto da aziende familiari. Ne parliamo con ospiti molto quotati che sono tutti qui in studio, quindi passo a presentare e il nostro parterre. Torna a trovarci Alfredo De Massis, che è un ordinario di imprenditorialità e family business dell'Università di Bolzano e IMD. Buonasera professore. Buonasera, buonasera a tutti. Ancora abbiamo in studio Antonella Marrollo, che è dirigente d'azienda Tecnoasfalti SRL e presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera. In studio abbiamo ancora Gianmario Cauti, che è CEO del gruppo Metron. Buonasera. Questi sono i nostri ospiti, quindi siamo pronti per dare il via alla nostra trasmissione. Partiamo con questa carrellata all'insegna dell'approfondimento di questo tema. La prima domanda per il professor De Massis, che ci preme sottolineare, è stato identificato come il massimo esperto in questa materia, poi magari parliamo anche dell'ente che gli ha conferito questo importantissimo riconoscimento. Con lui vogliamo fare il quadro della situazione. Com'è parlare di questo tema oggi? Che cosa è importante dire? Qual è lo stato attuale? A lei, professore, la parola. Grazie. Ma diciamo che il tema della convivenza generazionale è un tema estremamente attuale ed è un tema estremamente importante, perché è un fenomeno contemporaneo che, diciamo, nel periodo post-pandemico, nel periodo attuale, periodo di policrisi in cui siamo abituati a vivere crisi diverse, no? Dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la crisi dei prezzi energetici, le crisi legate alle competizioni sul mercato del lavoro, dei talenti, eccetera. Rappresenta, fino anche le ultime guerre in corso, rappresenta sicuramente un tema molto attuale che ha accelerato parecchio i discorsi legati alla successione d'azienda, per una serie di motivi per cui, diciamo, i leader d'azienda hanno compreso sempre di più che la loro non immortalità, no? L'importanza di pensare e di pianificare il futuro. È ancora più importante in un paese come l'Italia, perché in Italia sappiamo che la stragrande maggioranza delle imprese è di fatto una impresa o azienda familiare, nel senso che, numeri alla mano, sappiamo che la percentuale di aziende familiari è all'incirca superiore al 90%, intorno al 93%. Nel settore privato, sappiamo che anche nel settore pubblico, quindi anche se guardiamo ad esempio, o nel settore delle imprese quotate, quasi la metà dei gruppi quotati è di fatto considerabile un'impresa familiare, e sappiamo, anche se guardiamo il tema della forza lavoro, che di fatto il 94% della forza lavoro è impiegato dai family business o imprese familiari, quindi rappresentano sicuramente una tipologia di impresa estremamente importante per il tessuto imprenditoriale, economico, ma anche sociale del paese. Tant'è vero che studi e ricerche, qui possiamo vedere alcuni dei, diciamo, dei brand, ce ne sono alcuni chiaramente abruzzesi, ma ce ne sono tanti altri anche a livello nazionale. Sappiamo che le imprese familiari hanno una responsabilità, la responsabilità di guidare lo sviluppo sociale, lo sviluppo economico di un territorio, e anche la nostra regione, l'Abruzzo, rappresenta chiaramente da questo punto di vista un grande vivaio di diverse realtà di impresa che devono poter prosperare.
anche perché dati alla mano, nonostante i falsi miti e nonostante quello che spesso si legge e si scrive sulle imprese familiari, in realtà la ricerca scientifica dimostra che questo tipo di impresa, per una serie di fattori legati al loro orientamento a lungo periodo, legato al fatto che esistono obiettivi che vanno al di là degli obiettivi meramente economico-finanziari, sovrapperformano le loro controparti non familiari. E quindi sono molto importanti sia per quanto riguarda lo sviluppo, diciamo, di capitale finanziario, ma anche per quanto riguarda lo sviluppo di capitale, quello che si chiama capitale socio-emotivo, questo tipo di capitale non economico, non finanziario, che viene accumulato quando un imprenditore familiare, una famiglia imprenditoriale, persegue obiettivi familiari e non economici. Molto interessante questa definizione di capitale socio-emotivo. Ci torniamo perché merita anche un approfondimento. E ho dimenticato di dire, introducendo il professor De Massis, che è abruzzese, quindi di Pescara, da Pescara a Bolzano. Passiamo adesso alla nostra ospite femminile, passiamo a Marrollo, che rappresenta un'azienda che quest'anno ha compiuto ben 20 anni, scusatemi il gioco di parole, di attività, quindi sicuramente ci può dare una testimonianza molto puntuale di che cosa significa convivere in un'azienda in cui c'è un confronto generazionale e in cui bisogna comunque sia rispondere a esigenze diverse da quando questa azienda ovviamente è partita. E ci parli di questo tema, dottoressa? Sì, sicuramente io ho avuto un passaggio generazionale molto importante, che è quello che mi è stato passato da mio padre, che è stato un imprenditore importante della provincia, legato molto all'associazionismo, che ha creduto molto all'associazionismo, ed è stato un passaggio molto importante in quanto l'azienda è in un settore prettamente maschile, dove praticamente a condurre siamo donne, e probabilmente anche una realtà forse unica in Italia, produciamo asfalti. E cosa è cambiato in 20 anni? Sicuramente la famiglia per me è stato di esempio nell'ambito aziendale, perché abbiamo attraversato, come diceva anche il professor De Masis, questo capita negli anni di attraversare periodi ciclici non positivi, e quindi ho fatto tesoro di queste esperienze e dei cambiamenti che sono avvenuti. Sicuramente nel tempo viviamo un tempo completamente diverso da quello da quando ho cominciato, c'è una maggiore richiesta di flessibilità, di velocità, di prontezza di decisioni, c'è una maggiore richiesta di responsabilità sociale, una parità di genere sempre, che viene chiesta sempre di più, una forte digitalizzazione. E quindi tutto questo fa sì che comunque i tempi sono cambiati notevolmente. Sicuramente l'economia è ciclica e nell'essere ciclica nel suo percorso, noi in questo momento stiamo vivendo un periodo positivo e quindi dobbiamo far tesoro anche di questo momento positivo per attuare in questo momento, che non ci sono problemi, attuare le fasi di cambiamento per poi trovarci pronti nel caso la ciclicità dovesse cambiare. Mi piace molto questo approccio di innovazione e inclusione, sono i concetti che ho voluto sottolineare dell'esposizione della dottoressa Marrollo, che mi dà la possibilità di andare dal prossimo ospite. Si parlava di innovazione, si parlava di nuove esigenze che pone il mercato e quindi più calzante non poteva essere questo tema per introdurre il nostro prossimo ospite, Gianmario Cauti, che in rappresentanza del gruppo Metron ci parlerà
appunto di che cosa significa coabitare all'interno di una azienda familiare, però permettetemi prima di specificare che è in rappresentanza di una PMI innovativa che realizza interventi volti allo sviluppo sostenibile, una realtà formata da esperti nel campo della gestione di progetti complessi di sviluppo territoriale, cooperazione e ricerca sviluppo nel quadro delle azioni promosse dalla programmazione comunitaria europea. A lei. Allora, intanto faccio chiarezza su quello che mi è stato detto, grazie per l'invito. La nostra è una società di consulenza che, diciamo, che ha l'ambizione di supportare enti pubblici e società private nei progetti di sviluppo. È un'impresa familiare ed è anche il tema della giornata, che è stata fondata da mio padre, e diciamo che il grande punto di forza o l'elemento che io ritengo fondante della nostra società sia il fatto di essere innovativo, comunque porci in favore dei nostri clienti come i partner che li aiutano ad affrontare le sfide di domani. E questo è il nostro punto di forza, ma è anche la nostra grande difficoltà, perché affrontare servizi domani significa cercare di comprendere insieme ad altri partner e anche alle associazioni e ai nostri clienti quali sono le sfide che il mondo economico si appresta ad affrontare, e in questo ambito aiutare le aziende nel creare servizi è il nostro mestiere. La nostra è un'azienda familiare, e mi ricollego anche a quello che diceva la dottoressa Marrollo, perché è un'azienda familiare che, come tutte le aziende, si inserisce all'interno di un contesto economico che ha dei cicli. La forza della famiglia o comunque di un'azienda familiare è quella di avere dei valori e una visione condivisa che viene interiorizzata quando la persona cresce, perché io ho visto da parte di chi era il mio predecessore, chi è il mio predecessore, i suoi comportamenti, ho cercato di carpirne gli elementi di positività e di farli miei. Questo significa che però nei cicli poi le aziende familiari devono essere brave anche a tenere separate la parte familiare da quella aziendale, perché poi i problemi o le criticità o i momenti di tensione spesso si riportano all'interno delle famiglie, e questo significa che assorbe l'intera sfera anche emotiva. Credo che la nostra società oggi punta anche a svincolarsi un po' dall'aspetto familiare puro, perché il piccolo era bello. Oggi sappiamo che per essere competitivi e per poter essere effettivamente dare un contributo ai nostri clienti c'è anche bisogno di una dimensione importante che va oltre la sfera familiare, ed è in questo ed è con questa consapevolezza che noi abbiamo aperto la nostra società anche ad altri collaboratori che nel frattempo sono entrati nella società, quindi soci non siamo solo componenti della famiglia Cauti, ma l'azienda si è allargata perché crediamo, ed è una famiglia allargata oggi, perché crediamo che la forza delle aziende sia anche nel contributo che i vari collaboratori, dipendenti, soci riescono a portare all'interno delle nostre attività e nel nostro modo di fare le cose. Decisamente, lei ha portato un concetto importante, quello della dimensione aziendale. Annuivano tutti qui in studio, quindi io passo la parola al professor De Massis per fare un po' il punto della situazione, visto che abbiamo anche tempo per farlo, e mi piacerebbe sottolineare alcuni aspetti portanti di questa discussione. Il discorso della delega, il discorso dei rischi e delle opportunità insite nelle aziende familiari, ma poi sottolineare questo discorso emotivo, sì. Quanto si riversa e quanto può essere un elemento di criticità all'interno di queste dinamiche produttive. A lei, professore. Grazie. Ma la presenza di emozioni, partendo da quest'ultimo punto, rappresenta sicuramente un tratto distintivo del family business, dell'impresa familiare. Chiaramente quando parliamo di emozioni positive, ma parliamo anche potenzialmente di emozioni negative che esistono in dubbio in qualsiasi famiglia.
ed è quello che rende particolarmente unico questo tipo di impresa. Ora, ragionare sulla gestione di un'impresa familiare pensando di applicare unicamente logiche dettate da razionalità economica, logiche orientate a temi finanziari, è dimostrato essere, dai miei studi ma anche da quelli di tanti altri colleghi, non la cosa ideale, perché quando si applicano in un'impresa familiare le best practice che funzionerebbero in realtà, il cui unico obiettivo è l'obiettivo di natura economica, queste cose tipicamente creano una serie di problemi. Questo è il motivo per cui all'interno di un'impresa familiare molto spesso è importante invece essere in grado davvero di lavorare su queste emozioni, ed è importante anche chiaramente fare adottare degli approcci che sicuramente gli interlocutori che hanno parlato poco fa mi sembra stiano mettendo in atto, ossia quelli ad esempio di adottare un atteggiamento aperto nei confronti dei manager esterni, dei non familiari. Perché quando parliamo di delega, quando parliamo di convivenza generazionale, è indubbio che stiamo parlando di processi molto difficili, molto delicati, fatti di scelte difficili, come vediamo anche qui in questa slide proiettata, perché ci sono diversi dilemmi che animano poi l'imprenditore familiare, no? Il tipico dilemma tra libertà e controllo, oppure quello tra equità, equity ed equality, come scrivevo in un articolo sul Sole 24 Ore alcuni mesi fa, no? Molto spesso vi è una tendenza tutta italiana degli imprenditori di confondere l'uguaglianza con l'equità. Quindi io ad esempio ho 3 figli, vorrei fare, perché mi faccio guidare dalle mie emozioni, tutto in parti uguali, suddividendo la mia azienda in parti uguali, probabilmente non sempre quella è la scelta ideale, perché in realtà l'equity e l'equality sono 2 cose diverse, e perché i miei figli è molto poco probabile che saranno simili da un punto di vista di capacità e anche da un punto di vista di sforzo, no? di effort, di commitment che possono mettere. E poi abbiamo l'altro grande dilemma, che è il dilemma tra continuità e cambiamento, che è un'altra cosa molto importante, nel senso che sappiamo tutti che per competere e continuare a rimanere competitivi attraverso le generazioni è importantissimo abbracciare il cambiamento ed innovare, ma sappiamo anche che in un'impresa familiare la continuità e il rispetto della tradizione è un altro elemento molto importante. Ecco, troppo spesso tendiamo a vedere continuità e cambiamento come 2 cose in antitesi fra di loro. In realtà esistono tante imprese familiari, molti dei miei studi sono basati proprio su imprese familiari italiane, che invece sono molto capaci, particolarmente capaci nel fare leva sul proprio passato, sulla propria storia per innovare. Quindi innovazione e tradizione non vanno necessariamente viste come 2 concetti antitetici fra di loro. Se poi veniamo al tema, diciamo, dei rischi che possono animare la convivenza generazionale, è chiaro che esistono diversi rischi. Ed esistono diversi rischi perché è un processo difficile, è un processo caratterizzato spesso da molta agonia. Qui vediamo una sintesi tratta dal mio ultimo libro di quelli che sono alcuni dei rischi principali. Una prima categoria di rischi fa riferimento al tema della comunicazione e al tema della gestione delle relazioni con gli stakeholder esterni all'impresa. Cosa significa? Significa che molte convivenze generazionali non funzionano o non funzionano come dovrebbero perché la famiglia imprenditoriale fallisce nel comunicare correttamente il processo di successione in atto sia all'esterno, ma molte famiglie si dimenticano, anche se può sembrare strano, anche di comunicare all'interno, ad alcuni rami della famiglia stessa. E questo chiaramente comporta dei problemi, idem per quanto riguarda la gestione delle relazioni con gli stakeholder. Troppo spesso mi capita di imbattermi in imprenditori familiari che nel momento in cui vanno a lavorare sul proprio passaggio generazionale, ad esempio, si dimenticano di esporre le proprie figlie e i propri figli a clienti chiave, fornitori chiave, stakeholder, finanziatori chiave, che all'improvviso si trovano ad avere un altro tipo di interlocutore. Un altro grande fattore di rischio è poi dato da quella che io chiamo la sindrome del clone di se stessi, nel senso che molto spesso mi capita di lavorare con imprenditori
che sono ossessionati dal voler avere il clone di se stessi e quindi mi dicono: professore, ma mio figlio o mia figlia non hanno le stesse caratteristiche mie. Ecco, questo chiaramente è un atteggiamento poco positivo, perché è molto improbabile, sia per ragioni biologiche che per ragioni statistiche, avere il clone di se stessi, ed è molto più probabile invece che ci siano una nuova generazione diversa, e quindi si può lavorare su questa diversità magari adattando il modello organizzativo alla nuova generazione di leader e non viceversa. Sottolineo un concetto importantissimo, quello della cultura. Sì. Questa parola onnicomprensiva secondo me è centrale in questa discussione e in questo approccio. Professore, però volevo chiederle un'altra cosa, di fissare i punti fondamentali dei concetti di equity ed equality. Sì. Perché ci seguono in tanti, quindi questo è interessantissimo. Con molto piacere. Ma diciamo che l'equità, allora, equità significa fare in modo che la nuova generazione, un successore di successo chi è? È qualcuno che deve avere sicuramente delle competenze, perché deve essere lì per merito. Quindi, a proposito di cultura, essere in grado di istituire una cultura del merito e non una cultura, ad esempio, caso estremo opposto, del nepotismo, diventa un elemento fondamentale. Però non basta essere capace, perché bisogna essere anche motivati. Questo è il motivo per cui la scelta della successione, del passaggio generazionale, non dovrebbe essere imposta, perché io posso avere ad esempio un figlio o una figlia estremamente capace, ma magari non interessata all'attività aziendale, perché è più interessata, perché ha una vocazione medica, perché è più interessata all'altro tipo di attività. E quindi diciamo, un successore di successo deve avere sia l'abilità che la volontà di voler esercitare il ruolo di guida d'azienda, che è un ruolo difficile, sappiamo, un ruolo in cui sono necessarie diverse risorse emotive, psicologiche e sociali. E quindi diciamo, distinguere l'equità dall'uguaglianza diventa molto importante per fare in modo che l'azienda continui ad essere guidata da quei soggetti che hanno sia la capacità che la volontà per guidarla, e per fare in modo in maniera indiretta poi che di questi benefici creati da una buona gestione dell'impresa, una buona leadership nell'impresa, ne vada a beneficiare l'intera famiglia di riflesso. Mentre molto spesso la tendenza legata a paesi come l'Italia, dove vi è una fortissima presenza di altruismo familiare, di voler fare tutto in parti uguali, non è necessariamente la scelta ideale e non è necessariamente la scelta che poi porta la famiglia a poter beneficiare sia di quanto viene prodotto a livello economico-finanziario, quindi della ricchezza economica-finanziaria, ma anche di quel tipo di capitale, di patrimonio che nella letteratura scientifica viene chiamato capitale socio-emotivo, come dicevamo, e che rappresenta un ulteriore elemento importante di cui una famiglia imprenditoriale poi può andare a beneficiare e a godere. Ecco. Sottolineatura doverosa, grazie. Passiamo la parola adesso alla dottoressa Marrollo per capire come tutto ciò si declina in una realtà come la sua. A lei. Sì, è davvero difficile, però è sicuramente importante il passaggio generazionale. Nella nostra azienda sono entrati due figli, 2 anni fa mia figlia, quest'anno l'altro figlio, e io sto applicando una leadership diffusa e non autoritaria, con una formazione condivisa, perché penso che la formazione sia importante. Oggi ci sono anche tanti strumenti che possono aiutare le imprese a superare i passaggi in maniera, diciamo, ottimale. Sotto l'aspetto economico, capitale sociale, il patto di famiglia consente, come diceva chiaramente il professor De Masis, se c'è una capacità familiare di potersi sedere a tavolino e capire chi dei figli ha un ascendente in più nei confronti dell'azienda, oltre a delle capacità che non sono sicuramente una questione di demerito per gli altri, ma ognuno ha delle propensioni, e quindi sicuramente
può esserci un figlio più capace e quindi il patto di famiglia ci consente di poter utilizzare i beni aziendali e familiari dando anche quote diverse. Questo per me è uno strumento importantissimo perché secondo me bisogna affrontare un'azienda di famiglia con non solo, come diceva il professore, con le capacità, ma con la grinta, con la voglia, con il desiderio e non come una cosa imposta. Quindi solo sentendoti l'azienda veramente tua puoi condurla alla perfezione. Io dicevo prima, parlando un attimo con il professore, sono molto aperta e non voglio il clone di me stessa, perché mi rendo conto, essendo entrati i miei figli, che i giovani portano una forza e un valore aggiunto notevole e che quindi possono essere sicuramente una svolta per l'azienda e sicuramente li ho metaforicamente buttati su strada, perché penso che soltanto acquisendo le proprie responsabilità e soltanto capendo veramente fino in fondo com'è l'azienda, possono essere padroni non solo di se stessi, ma di poterla guidare avendo una consapevolezza maggiore e avendo una leadership che gli venga riconosciuta non perché gli si è dato un ruolo, ma perché lo si è conquistato. E quindi penso che solo quando loro sentiranno l'azienda propria e non di altri, avranno la capacità di guidarla e di guidarla con una visione. Messaggio importantissimo. Vado da Cauti per capire nella sua realtà come viene trascritto tutto quello che abbiamo ascoltato fino adesso. A lei. Allora, per quanto riguarda la convivenza generazionale, la cosa che diciamo il concetto primario che mi è stato trasmesso è quello della differenza tra il creare valore e il creare ricchezza. È la prima cosa che mi è stata spiegata quando ero ancora all'università, ed è con questo spirito che noi andiamo avanti, cioè con la consapevolezza che la cosa importante per la nostra azienda è quella di creare valore, perché la ricchezza sarà un elemento successivo che viene automaticamente dopo l'aver creato valore. Quindi ecco, questo elemento di visione che prima che dicevo anche nel primo intervento è, diciamo, il faro che ci muove un po' in tutte le cose che intendiamo fare. Poi per noi il passaggio generazionale, diciamo, mio padre ancora lavora in azienda, c'è ancora e probabilmente non finirà mai, perché io sento sempre la necessità di continuare a migliorarmi, ad imparare ad essere un bravo imprenditore. L'aspetto diciamo che è cruciale per noi in questi ultimi anni è quello poi della delega, perché senza la delega non c'è una crescita, e la delega, che è una parola apparentemente semplice, di fatto comprende un processo importante, anche faticoso e impegnativo da portare avanti, perché non si può delegare se non si costruiscono le competenze, le capacità nei propri collaboratori, e quindi noi da questo punto di vista ci stiamo attrezzando per fare dei piani formativi che siano customizzati per ogni individuo. Noi tutti siamo diversi all'interno della nostra società, ognuno ha dei punti di forza e dei punti di debolezza, stiamo lavorando su quelli che sono gli elementi, diciamo, da valorizzare per ognuno, costruendogli dei piani di formazione. Noi abbiamo un collaboratore che è anche socio, che sta facendo un dottorato di ricerca per migliorare o comunque per acquisire delle competenze che ci serviranno per fare dei servizi, e questo nel corso del tempo è stato un processo lungo che non è terminato e che continuerà, e spero aumenterà sempre di più, perché
ci consente oggi di avere un management di tipo moderno, dove non c'è un capo, non c'è una persona che decide, ma è un team che porta avanti le decisioni in maniera condivisa con questa visione unica che dicevo prima. L'aspetto della delega noi oggi lo applichiamo e siamo certi che non terminerà semplicemente perché abbiamo l'ambizione di crescere nel medio termine. Ottima chiosa, abbiamo concluso in questo modo la nostra trasmissione, una puntata che senz'altro arricchisce il modo in cui accrescere la cultura di impresa. Quindi ringraziamo i nostri ospiti, ringrazio il professore Alfredo De Massis, grazie. Grazie, grazie a voi. Antonella Marrollo. Grazie, grazie. Gianmario Cauti. Grazie, buonasera. Per la parte tecnica in regia ringrazio Andrea Di Fabio, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana.